Mentre proseguono i lavori sulle strutture della torre, è iniziata anche la costruzione del centro servizi della Regione Piemonte, un'area dove si concentreranno tutte le attività congressuali dell'ente. Il centro ha una base di 63 metri per 33 e uno sviluppo in altezza su 3 livelli. Al suo interno troveranno spazio un auditorium da circa 300 posti, 4 sale conferenze, una biblioteca e una mediateca. L'esigenza di creare dei volumi interni all'edificio ha comportato l'adozione di una complessa struttura portante in carpenteria metallica. Le travi d'acciaio, del peso di diverse tonnellate, devono così venire assemblate in corso d'opera e agganciate passo passo tramite una serie di bullonature. La torre della sede unica, intanto, ha ormai superato i 110 metri d'altezza e a partire dai piani più bassi iniziano a essere allestiti gli impianti termici, elettrici e quelli antincendio. Negli ultimi mesi è iniziata anche la posa degli elementi che comporranno le facciate della torre, una lavorazione che procede a ritmi serrati grazie alla conformazione modulare dei singoli pezzi. Ogni modulo ha una dimensione di circa 1,5 x 4, esattamente quanto l'altezza di un piano, e viene sollevato alla quota di posa mediante un autogru. Una volta raggiunta la quota prestabilita, i moduli vengono connessi uno all'altro con una sorta di gioco di incastro. Tramite delle guide laterali, l'elemento viene fatto coincidere con quello sul fianco, mentre il peso del singolo pezzo viene trasferito al solaio mediante un sistema di perni e piastre d'acciaio. I sistemi di ancoraggio vengono in un secondo tempo rimossi e le vetrate, grazie alla regolazione dei perni, rimangono così perfettamente allineate.